Ma no, guardi, nel nostro partito c'è sempre stata un'anima liberal, poi noi dichiariamo di essere un partito liberale, quindi assolutamente questi temi devono avere cittadinanza. Noi abbiamo voluto presentare una proposta di legge alla Camera, ma che sarà presentata analoga anche al Senato, perché finalmente si possa aprire un serio dibattito, non soltanto all'interno del nostro partito, ma nel Parlamento, un Parlamento che soprattutto alla Camera è enormemente più giovane di quelli passati, con un obiettivo, quello di riuscire a colmare un vuoto legislativo che vede l'Italia ormai ultima in Europa, in riferimento al riconoscimento delle unioni civili. Noi non crediamo di voler fare una battaglia ideologica. Abbiamo visto in Francia le grandi reazioni a una legge che è stata definita dalla stessa Ségolène Royal troppo ideologica. Noi puntiamo, diciamo, al riconoscimento di alcuni diritti civili che sono innanzitutto diritti umani come il diritto alla casa, alle cure mediche, all'eredità, alla previdenza e tralasciamo il tema. Ma sicuramente questo è un tema che divide, quello delle adozioni, che potrà essere affrontato in altra sede.